L'operazione scaturisce da un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Palermo DDA, avviata tra il 2018 e il 2020 su un contesto criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti e particolarmente attivo nel quartiere di Brancaccio di Palermo, storica enclave di Cosa Nostra. Il percorso investigativo avviato dalla Narcotici ha seguito il solco della precedente indagine antimafia, Operazione Tentacoli, culminata nel maggio dello scorso anno con l'arresto di 31 soggetti indagati per appartenere alla famiglia mafiosa del mandamento di Brancaccio e per traffico di sostanze stupefacenti. Nel corso delle indagini realizzate tramite intercettazioni e servizi di osservazione è emersa l'esistenza di un'associazione che operava trasversalmente sul territorio cittadino e in provincia, impegnata quotidianamente nella ricerca e gestione di più fonti di approvvigionamento di hashish e cocaina, anche con canali di acquisto calabresi, oltre che una costante attività di gestione di stupefacenti. La divisione dei ruoli e degli incarichi era ben organizzata tra chi si occupava di trovare la droga e chi si occupava dello smercio, una vera e propria società con un programma criminale condiviso e temporalmente indeterminato con forniture continue e stabili, anche in via di esclusività e con prezzi di favore. Le indagini hanno anche evidenziato il carattere violento di alcuni componenti del gruppo criminale. In un episodio avvenuto a Carina, ad esempio, un sodale pressato nel riscuotere somme di denaro che erano urgentemente destinate ai fornitori calabresi avrebbe picchiato violentemente un debitore davanti a un bambino. Nel corso delle indagini sono stati eseguiti diversi sequestri di sostanza stupefacente importati dalla Campania della Calabria, con arresti in flagranza dei corrieri incaricati al trasporto dello stupefacente. Un indagato destinatario del provvedimento restrittivo in carcere risulta al momento irreperibile, ma attualmente ricercato. Secondo il questore Laricche, la conclusione dell'operazione Bug nel giorno del 31° anniversario della strage dei Capaci assume per la questura di Palermo un particolare significato.